Questa sera ci riuniamo per invocare lo spazio del potere. Il nostro potere come individui e il nostro potere come collettività. Uniamoci ancora una volta, gli uni agli altri, nel cerchio che stiamo nutrendo. Chiudi gli occhi e usa il tuo respiro per entrare dentro te stesso e te stessa. E da quello spazio interiore connettiti alle altre cellule del cerchio. Immaginando tanti fili luminosi che si dipanano dalla tua interiorità e che si allungano ad intrecciarsi, creando una ragnatela sottile, luminosa, che permette all'energia di fluire. E usa il tuo respiro per far fluire questa energia, per percepirla, per veicolarla. E usa il tuo respiro per assorbire l'energia che proviene dal centro del cerchio, da un punto di calore, di mistero, da una fiamma luminosa al centro di questo cerchio. Lascia che il tuo respiro diventi gradualmente più intenso e profondo, assorbendo energia ad ogni inspirazione e diffondendola tutto intorno ad ogni espirazione. Percependo come la rete delle cellule del nostro cerchio può pulsare all'unisono ritmicamente. Seguendo il ritmo di questo respiro, di questa musica, della nostra coscienza collettivamente, lascia la tua energia libera di danzare, di muoversi, di pulsare, di espandersi. E respira. Focalizza ora la tua attenzione su un punto nell'area dei tuoi genitali. Puoi immaginare una sfera di colore caldo, una sfera luminosa, infuocata. Immagina di farla vibrare e pulsare attraverso il ritmo del tuo respiro.
se vuoi, assecondando con lievi movimenti rotatori del bacino la sua pulsazione. Decidi ad ogni respiro di soffiare sul fuoco di questa sfera, di nutrirlo ancora di più, di renderlo ancora più caldo. Essendo consapevole che questa sfera racchiude il tuo potere animale. Quel potere che direttamente ti connette all'essere terra, madre terra. Il potere della sessualità, dell'istinto. Il fuoco naturale dell'animale e della natura. Usa il tuo respiro per far espandere questa sfera un poco di più, a circondare i tuoi fianchi, a raggiungere il tuo ombelico, racchiudendo la parte inferiore del tuo corpo. Fai spazio per il potere animale, per la parte di animalità del tuo essere. Fai spazio per la naturalezza della tua sessualità, dei tuoi istinti. Senti la loro qualità riscaldante. Lascia il tuo corpo libero totalmente di muoversi se vuole, istintivamente, di assecondare il sorgere di questo speciale tipo di potere. In qualsiasi modo esso voglia e desideri, lascia l'animale che abita il tuo corpo libero di sorgere. Adesso lascia questo punto di fuoco, questa sfera riscaldante, lì dov'è. Lasciala vivere dentro di te e sposta la tua attenzione nell'area della tua testa,
e immaginando in quell'area una sfera di energia di qualità raffreddante, di colore più freddo. Questa energia rappresenta il tuo potere mentale, la capacità di controllare la realtà attraverso la mente, di comprendere, di fermare il mondo, raffreddando il fuoco naturale e animale e traducendolo in pensieri, parole, filosofia, logica, razionalità. Respira in questa sfera e lascia che cresca a racchiudere tutta la tua testa fino alla gola. E fai spazio dentro di te per il potere mentale. Puoi immaginare di poter controllare il mondo e le cose solo attraverso la tua mente, il tuo pensiero. Puoi immaginare di penetrare la realtà con una lama cristallina che è il tuo sguardo e di ordinare il mondo attraverso questo potere, congelandolo temporaneamente in una visione che ti è utile e con cui puoi giocare. E se il tuo corpo si sta ancora muovendo, se vuoi puoi lasciare che raggiunga l'immobilità, proprio in virtù del potere della tua mente che controlla il corpo. E se i tuoi pensieri si stanno disperdendo, puoi decidere di unificarli e di proiettarli in un'unica direzione, proprio in virtù di questo potere mentale. Percepisci questa sfera di energia ruotare su se stessa e riunire e mescolare le energie dei due emisferi del tuo cervello, rendendo la tua visione, la tua comprensione ancora più chiara, più unita, più cristallina. Adesso focalizzati nell'area del tuo petto
e respira in quel punto intensamente e invoca a riunirsi in quel punto queste due energie, l'energia riscaldante del potere animale, l'energia raffreddante del potere mentale. Invocale perché come due fiumi attraversino il tuo corpo e si riuniscano per mescolarsi e danzare insieme nel centro del tuo petto. E nuovamente lascia che il tuo corpo si muova come vuole, lascia il tuo bacino libero, il tuo collo, le tue spalle, la tua testa, le tue mani. Lasciali liberi di assecondare questo movimento, questa riunione di energie. E per 5 minuti, mentre fai danzare questi due speciali tipi di potere nel tuo cuore, senti le loro energie alternarsi dentro di te. Senti quale tipo di energia nasce da questa riunione. E respira per assecondare questa danza.
Osserva ancora per qualche istante come si alternano queste due qualità. Come il fuoco animale della sessualità e degli istinti può riscaldare la rigidità della mente. E come il fuoco raffreddante della mente può controllare il potere animale per direzionarlo laddove è più utile che vada a creare e manifestare. In un continuo scambio di energie che infine fa fiorire dentro di noi quella speciale sensazione che chiamiamo amore, gioia, espansione. Adesso porta dentro di te questa immagine. Immagina te stessa e te stesso all'interno del tuo spazio di potere, del tuo regno interiore, seduto su un trono fatto come vuoi, all'interno di una grande sala fatta come vuoi. E in questa sala tutti i tuoi sudditi e servitori vi sono tutte le parti del tuo potere animale, le tue cellule, i tuoi organi, ogni parte biologica del tuo essere, e vi sono tutte le parti del tuo potere mentale, i tuoi pensieri, le tue credenze. E in questa sala affollata di servitori e sudditi, dal tuo spazio regale di potere, osserva con amorevolezza ognuno di essi. Non con l'idea di dominarli, ma con l'idea di lasciarti servire. Con l'idea di essere il faro, la guida, il distributore d'amore che li tiene tutti insieme, che gioiosamente si lascia servire da questi esseri che non aspettano altro che un tuo sguardo, una tua parola. Sentiti il regale, regina e re di questo spazio, della tua interiorità. E siedi in silenzio, in totale presenza, ancora per un paio di minuti.
E da questo stato di coscienza torniamo a percepirci nel cerchio, come tante regine e re, come tanti principi e principesse, inviando alla fiamma centrale del cerchio questa regalità, questo potere, questa speciale unione di frequenze, questa danza tra il potere mentale e quello animale. Inviamola come un raggio dai nostri cuori, perché vada a nutrire il potere collettivo del nostro cerchio e perché dal nostro cerchio si diffonda tutto intorno, nutrendo, richiamando, come una fontana che zampilla da questa fiamma centrale, ancora una volta donando ciò che abbiamo raccolto durante questa esperienza. Ancora qualche respiro per donare tutti noi stessi e noi stesse. Per dare un ultimo impulso a questa energia. E quindi con i tuoi tempi ritorna a percepirti nella tua individualità, senti come ti senti, senti cosa hai raccolto questa sera, senti se è cambiata la tua percezione del potere. Senti se è scaturito dentro di te qualcosa di nuovo che può accompagnarti nei prossimi giorni, che puoi continuare ad esplorare come vuoi, nei tuoi modi, nei tuoi tempi. E quando sei soddisfatto e soddisfatta di ciò che hai percepito, apri gli occhi. Ancora una volta grazie per la vostra presenza, per aver giocato insieme nell'energia anche questa sera. E a presto. Sat Nam. Aho.